Se vuol vedere, guardi bene. Anna Corra Strocchi vive oggi a Brisighella ed è stata per decenni collaboratrice del maestro Pietro Melandri a Faenza. Io ero nel reparto decorazioni, hai capito? E emergevo abbastanza, eccomi, perché sennò non mi avrebbe tenuto. Comunque la collaborazione è stata molto bella, nel senso che ho avuto un insegnamento grandissimo, ho capito tante cose che faceva notare, che mi diceva, perché vedeva che effettivamente il contenuto c'era, ho capito? Che io sono sempre stato un carattere molto scherzevole, ho capito, mi piaceva. Allora ogni tanto col concio mi disfacevo il concio perché diceva che avevi i soldi dentro il concio. Ma è stato fantastico proprio perché era simpaticissimo. Nella creazione di un'opera, cosa diceva Melandri, cosa faceva lei, l'intervento successivo del maestro, insomma, ti dava i disegni e poi ti diceva adesso realizza questo, nel senso, capito, era una querella secondo piccole cose che faceva magari a matita, capito, disegni così spontanei, e poi dopo diceva cerca di realizzare questo. E poi lui interveniva, si portava avanti il disegno, insomma la creazione, lui interveniva e poi diceva guarda questo braccio, non lo fare così, insomma dava certi insegnamenti, capito? Però era sempre tutto regolarizzato da lui. Si lavorava molto a rilievo, capito? E allora quella cosa lì è un po' particolare, pesantona, nel senso che pezzo di terra, se sbagli fai presto, ci dai un ricordo, lo torni a fare, ma in rilievo una manina ti portava via una giornata, per modo di dire, a forza di pennellatine, capito, i movimenti, perché lui poi tutte queste piccole cose le voleva vedere veramente nella realtà, capito? Quando anche facevamo i pezzi grandi del pannello del Bar di Bologna. Sì, di Bar di Bologna, avevamo delle commissioni infinite quell'anno. E giù nel laboratorio che c'era in cortile, che era grandissimo, avevamo steso tutti questi pannelli, capito? E poi le decoravamo. Io mi ricordo che quei pezzi grandi così abbiamo messo dei mesi, mesi, mesi. A lui interveniva in ogni momento, anche lì nel lavoro, si metteva seduto in quei pannelli, me lo ricordo ancora, me lo ricordo benissimo. Era simpaticissimo, quando aveva voglia di scherzare. Abbiamo passato dei momenti che sono stati bellissimi. Io prendevo sempre di mezzo, sempre. Una volta mi ha fatto un San Giorgio grande, avevamo messo un asse e poi l'avevamo appoggiato, ha capito, così inclinato. E poi facevamo sto San Giorgio in sculture, non tutto rotondo, ha capito, proprio solo grosso di scultura così. Avevamo fatto il drago, l'avevamo abbozzato tutto quanto. Arriva lui e fa, bene Burdelli, bene, bene Burdelli. Alla sera quando uscivamo, avevamo tutti i fidanzati, uno scompiglio, non si arrivava l'ora di uscire. Allora faccio, Benita, siccome lei era molto alta, io lavoravo su uno sgabello, allora le dico, Benita, dico, non è meglio inclinarlo un po' di più? Ma dice, non ha mica niente, già inclinato abbastanza. Alla mattina tutti, quando arrivavo nel laboratorio, ognuno aveva le sue cose da dire, sono stata qua, sono stata là, butto un occhio, vedo che il San Giorgio non c'è più. La fece, Benito San Giorgio, c'era tutto ammucchiato, era scivolato giù. Benito, come facciamo mai? Lui alle 10 arrivava, ha capito, non presso poco era l'orario. Via, bimbo, ciapas di quella. Facevamo quello che potevamo, cioè, di che adesso anche lei, se non è più quello, ieri sera lui viene e mette la testa così e poi così, perché davanti c'eravamo noi, gli spostiamo un po', benesso, e va bene, l'assistente che va benesso. Allora mi dai con la mia amica, Benita, che quest'altra volta tiriamo giù dalla finestra, perché lei già ha una smaffera che va benesso.
non penso mica mai se c'è una cosa che so, il male, perché quando hai una certa età. Io penso la mattina e adesso cosa faccio? L'altro giorno ha visto com'è carino, anche la foglia proprio, ecco, mi metto lì una cosina, mi viene in mente magari, ma a me piace proprio, piace da morire.